Buonasera a tutti amici, bentornati sul canale. Stasera facciamo partire una nuova serie che si chiamerà Scacco alla monotonia. Si chiamerà così perché molto spesso quando dico che gioco a scacchi, la cosa che più mi viene detta è che gli scacchi sono un gioco noioso. E praticamente quasi nessuno però sa che esistono tante varianti del gioco degli scacchi. Tempo fa in live abbiamo visto Chess 960, che è una variante degli scacchi in cui vigono le stesse regole, le mosse e le regole quindi sono le stesse degli scacchi classici, però la posizione iniziale dei pezzi è sempre diversa. E dato che esistono 960 combinazioni differenti della posizione di partenza, il gioco prende il nome di Chess 960. Magari vi linko il video della live in alto. Stasera invece parliamo degli scacchi a 4. Ebbene sì, si può giocare anche in 4 avversari, non si gioca in coppie, ma ognuno gioca per conto suo. E le regole sono poche. Fondamentalmente esistono solo tre regole, cioè i turni procedono in senso orario. Comincia il rosso e bisogna catturare i pezzi e si può catturare anche il re per guadagnare i punti e vincere. E in più i pedoni sono promossi automaticamente a donna quando raggiungono l'ultima traversa. Quindi, come potete ben vedere, le regole sono pochissime. I colori sono rosso, azzurro, giallo e verde. E che dire, è la prima volta che anch'io sperimento questa variante. Quello che ho visto è che c'è un tempo eccolo qua, diciamo ci sono, c'è un rapido riepilogo delle regole e c'è un tempo, andiamo a vedere, che però scorre solo dopo i primi 15 secondi, cioè ognuno ha 15 secondi per mossa. Al di fuori di quei 15 secondi, parte il tempo che dovrebbe essere comunque di un minuto. Il nostro gioco sta partendo, non so perché noi non siamo il rosso, siamo l'azzurro. Se ho capito bene, comincia sempre. Oddio, dovrebbe cominciare sempre il rosso. Infatti, ha giocato prima il rosso e poi noi. Adesso, avendo sviluppato qui il pedone di re, siamo già soggetti a essere colpiti dal loro alfiere e non lo fa, e quindi allora noi nemmeno chiudiamo la diagonale, diciamo, e vediamo un attimo. Beh, qui ci sono degli avversari che hanno un elo anche bello alto. Non so come si fa. Ah, ecco, vedete, qui c'è la rotellina, scorre il tempo. Però il minuto non viene toccato fin quando il cerchietto del tempo non termina. Quindi io non so onestamente nemmeno quali siano i principi. Proviamo a sviluppare. Oh, qua possiamo, no, possiamo catturare, ma non conviene cambiare i pezzi, immagino. E non conviene cambiare i pezzi perché poi gli altri due avversari rimangono con più pezzi, no? Non so se sono stato abbastanza chiaro. Conviene comunque conservare i pezzi. Tra l'altro abbiamo già perso un po' di tempo. Ah, e il giallo adotta la tattica di andare direttamente a promozione, immagino. E come possiamo fare a impedire quella? Magari sviluppiamo la donna. Se qualcuno lo fa. No, non lo fanno. Tocca a noi. E quindi tocca a noi. Che facciamo? Sviluppiamo il cavallo. Giustamente il giallo qua c'ha questa tattica. Probabilmente, in effetti, penso sia arrivato quasi a promuovere. Ok, però scusatemi, il verde blocca quest'ulteriore spinta. Ok,
Dobbiamo anche noi andare a in qualche modo bloccare. Non possiamo farlo, però possiamo impedire la spinta. Però praticamente è vero che abbiamo guadagnato 5 punti, però abbiamo un pezzo in meno del verde e del rosso. A noi e continuiamo a sviluppare i pezzi. Vediamo un attimo che cosa viene fuori. Dobbiamo cominciare a spingere i pedoni, immagino. Come si fa questa freccia? No. Possiamo spingere, non si tolgono più queste frecce. Ok, il giallo sceglie di centralizzare la luna. Tocca di nuovo a noi. Continuiamo la spinta dei pedoncini. Tre, due, cinque. Mi sa che dobbiamo andare comunque in ottava. Ok, il bianco vorrebbe entrare, il giallo qua vorrebbe entrare. Tocca a noi. E tocca a noi, io penso che possiamo arroccare, anche se non so se può convenire. Probabilmente non conviene. Quindi centralizziamo la donna per poi arroccare magari lungo. Non lo so, non so che dire. Esatto, è entrato. Adesso però la prossima sarà questa. Tocca appena tocca a noi. Ok, tocca a noi fare solo questa, il giallo. L'ha fatto, praticamente ha perso la donna. Non so perché abbia fatto questa mossa. Abbiamo guadagnato la donna, se non sbaglio. Sì. Abbiamo guadagnato la donna del 1832. Adesso non ci resta che arroccare. Il verde da scacco. Tocca al rosso. E penso che possiamo toccare poi. Altrimenti qua noi possiamo toccare il cavallo. Vabbè, il giallo non può fare niente di che, penso. Il giallo deve parare lo scacco, no, esatto. Siamo a 14. Dobbiamo centralizzare i pezzi. Beh, è in prisa però l'alfiere. L'alfiere verde è in prisa. Adesso tocca al rosso, vediamo un po' che fa. L'alfiere verde è in prisa.
Lo andiamo a catturare e poi dobbiamo far rientrare magari la torre. È andato a donna. Ok. Il giallo è andato a donna. Dobbiamo far rientrare la torre. La facciamo rientrare nella casa di partenza. Tocca al giallo. Siamo abbastanza ben sviluppati. Qua c'è un pezzo in brisa che non avevo notato e che possiamo andare a catturare appena si libera tutto. Quindi se non ho capito bene come si tolgono le frecce, tocca a noi, andiamo a catturare. Vediamo un attimo, la donna entra di là. Si tocca il verde, vediamo un po' che fa. Ah, dobbiamo spostare il cavallo. Dobbiamo spostare il cavallo. Ok, lo metterei qui, quasi quasi, vediamo un po', e andiamo a vedere un attimo, tra l'altro qui c'è questa presa che possiamo chiamare, ah, vabbè non ci preoccupiamo più di tanto, c'è questa presa che possiamo fare, e penso che la faremo. Andare a catturare la sua torre. Vediamo un attimo. Qua tra l'altro non c'è. Lo facciamo subito. Riattacchiamo sia questa che questa. Stiamo giocando contro il rosso in questo caso. Arrocca il giallo. I nostri pezzi sono ben puntati, dobbiamo provare a sviluppare il cavallo così da liberare anche la torre, però abbiamo la possibilità di cattura della torre, il rosso deve spostare la torre. Aia, questo non l'avevo visto. Ebbene sì, ebbene sì. Possiamo sviluppare questo, immagino così. Provare a spingere un po' di pezzi. A noi andiamo a spingere un po' di pezzi. Altrimenti abbiamo. Come possiamo fare qualcosa del genere? Andare a centralizzare un po' i cavalli.
frecce. Allora, qua possiamo fare questa. Possiamo fare questa. Che non avevo visto. Non penso che. Ma non tocca a noi, tocca al rosso. Sposterà la donna quando prima. Ok, tocca fare questa. Questo poi non è più difeso. Vediamo un attimo. Andare col cavallo, immagino. Tocca a noi. Allora, no, io direi di entrare di torre. Vorrei raddoppiare le torri. Non so se può essere una tattica valida. Tocca a noi. Raddoppiamo le torri. No, io direi di provare a tornare indietro. Siamo a 24. Giusto, comunque se la sta cavicchiando, anche se ha diversi punti sotto. Adesso che possiamo fare? Possiamo attaccare la donna così per minacciare la forchetta. Possiamo fare qualcosa del genere. Se noi ci proviamo, vediamo un po' che ne viene fuori. Se non fosse che dobbiamo liberare un attimo sto cavallo, facciamo così. La prossima potrebbe essere quella che abbiamo detto, cioè questa o il cavallo. Vediamo se posso qua perché tocca a noi dopo. Ok, attacchiamo la donna gialla. La donna gialla entra a dare scacco a un re verde. Il re verde si difende con la sua donna. Tocca al rosso che va a donna. E noi andiamo a dare la forchetta che vince una torre. Potremmo successivamente anche spingere. Rosso, vediamo il rosso che fa adesso. Non so che cosa abbia catturato. Comunque tocca a noi. Andiamo a guadagnare la torre. Il giallo è costretto a ricambiare, immagino. Ok, la successiva è di nuovo il cavallo centralizzato. Il verde non so che cosa stia facendo. Ok, il rosso vuole entrare.
Quindi lo permettiamo. Abbiamo un arrocco comunque ben difeso. Non so che è successo. Qualcuno probabilmente si è arriso, non so. Probabilmente il giallo. Fatto resign, non so come funziona. Non saprei. Al buffo e dopo tocca a noi. Allora ci dobbiamo concentrare quindi sul verde e sul giusto. Qua c'è questo scacco. Non so che sta succedendo lì con il giallo. Onestamente il giallo non so che cosa sia successo. Sta giocando con i re. Ma non so. Forse il verde che si è. Un attimo. Il giallo continua a giocare. Forse il verde che. Non capisco. Dobbiamo attaccare un attimo. Dobbiamo centralizzare i pezzi. Qua possiamo entrare magari. Supportare le spinte. Tocca al rosso che deve spostare la donna. E noi potremmo anche andare ad attaccare l'altra donna. Magari così. Vediamo, vediamo. Il rosso comunque ha solo 6 secondi. Vediamo. Possiamo fare noi che abbiamo molti pezzi. Il rosso ha due donne. Il rosso due donne, verde si è sposto uno scacco, verde si è sposto a uno scacco, ci possiamo arrivare di un fondo, sì, ok, ritorniamo indietro. Non lo so che cosa ho fatto, ho catturato un pedone. Il problema è che gli devo dare scacco, forse non lo so. Adesso vediamo un attimo che fa il rosso. Ok, tocca a noi, torniamo indietro. Possiamo entrare qui. No, non possiamo entrare fino a che la donna non si sposta. Magari possiamo provare. Ok, si è spostata la donna. Andiamo a dare uno scacco. Non ci vuole uno scacco. Vediamo un po' che fa. A noi entriamo di qua a dare scacco al verde, tocca al rosso, vediamo che fa il rosso. Perché deve poi parare lo scacco il rosso. Adesso il rosso deve parare lo scacco, quindi non può mangiare la donna. Immagino. Vediamo.
corretto. 9 siamo. Dovrebbe essere matto per il giusto la seconda, la prossima. Non si mette in mezzo. Verde. E invece ci si mette in mezzo. Che fisso. Che fisso. Peccato. C'era il matto. Vabbè, vediamo un attimo se riusciamo a riconquistare un attimo la posizione. Entriamo. Adesso facciamo questa, probabilmente. Vediamo che fa. 21. Non lo so per quale motivo, ma si è arreso. Tocca a noi. Tocca a noi, andiamo a dare scacco. Vediamo un attimo, Siamo a 47. Siamo quindi solo verde, giallo e blu. Non riesco a capire giallo che cosa ha fatto per continuare a muovere solo il re. Tocca a noi. E io penso che devo andare a inchiodare la torre verde così. Per poi attaccarla. Vediamo un attimo. Adesso l'unico pezzo è praticamente inchiodato. Quindi dovrebbe schiodarlo. Comunque ha perso il pezzo. C'è uno scacco. Continuiamo a dare gli scacchi. Facciamo così. Così. Nuovi pezzi, anzi c'è l'altra torre. Che se si muovesse mi farebbe una cortesia. Così. Così. Ok, qua c'è il matto e niente, praticamente si sono arresi. Abbiamo giocato la nostra prima partita a scacchi a 4 e abbiamo vinto. Abbiamo vinto 92 punti Elo e quindi, come vedete, è stata anche una partita abbastanza divertente, devo dire la verità. Non ho capito un'unica cosa che cosa ha fatto il giallo per far diventare tutti i suoi pezzi grigi, quindi senza possibilità più di muoverli, e muoveva solo il re. Non so che cosa, che regola sia, però vedete, quindi il gioco degli scacchi non è solo lo scacco classico, ci sono tante varianti, andremo a vederle insieme. Questa era la variante chiamata scacchi a 4. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi, quando qualcuno vi dirà che gli scacchi sono noiosi, potete fargli vedere magari questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete il pollice in su, magari iscrivetevi al canale. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti!